Sono entrata nel flusso della manifestazione consapevole facendo pochissime cose che adesso ti racconto. Per prima cosa ho stabilito un unico intento, ovvero tutto ciò che mi rende felice entra nella mia vita. Cerco di nutrire esclusivamente una tipologia di pensieri, ovvero quelli di stupore per tutto ciò che accade. Uso quotidianamente i miei adorati, amati cilindri egizi. Per chi volesse saperne di più, può guardare in alto il video che ho fissato su questo canale oppure visitare il mio canale YouTube Erika Biblioteca Spirituale, specie la playlist che ho creato con tutte le informazioni a riguardo cilindri egizi. Veniamo al fulcro della questione: perché questi tre semplici accorgimenti permettono alla persona di shiftare nel flusso della manifestazione? Il primo punto mi permette di includere tutto il meglio che c'è senza escludere nulla, cosa che invece avverrebbe nel caso in cui focalizzassi tutta la mia attenzione su uno specifico intento. Il secondo punto, cioè il focalizzarsi con stupore su tutto ciò che accade, non perdere la meraviglia, mi permette di accedere alla volontà esterna di cui parla anche Vadim Zeland nel suo Reality Transurfing. Che cos'è la volontà esterna? La volontà esterna è una forza misteriosa che ha una propria intelligenza ed è molto più forte della volontà interna. Possiamo quasi azzardare a dire che la volontà interna è propria della persona e sfrutta la sua energia, mentre la volontà esterna è propria dell'universo, è una fonte inesauribile di energia. Sei in grado di capire qual è l'enorme differenza tra l'attingere alla propria forza, che comunque è circoscritta, all'attingere direttamente alla fonte inesauribile e sempre viva dell'energia universale? Si può anche azzardare a dire che alcuni grandi fisici del passato hanno chiamato questa energia sempre disponibile e non circoscritta energia libera. Per potervi attingere, l'unico modo è quello di fidarsi e affidarsi a questa grande intelligenza che muove tutte le cose e consapevolizzare il fatto che c'è effettivamente qualcosa di più grande di noi. D'altronde, come ho detto in altri video, il sole sorge e l'erba cresce senza che l'uomo debba preoccuparsene. C'è qualcosa che provvede ogni giorno all'uomo stesso e alla vita stessa. Infine, perché i cilindri egizi? Perché i cilindri egizi in antichità venivano utilizzati dai grandi faraoni per creare proprio un collegamento, un ponte tra la volontà interna e la volontà esterna. Questi tre accorgimenti mi hanno permesso di entrare nel flusso della manifestazione e di manifestare possibilità migliori di quelle che avrei potuto anche solo lontanamente concepire. Spero che questo video ti sia stato utile, se è così non dimenticarti di mettere un like e di iscriverti. Ti aspetto, ci vediamo molto presto in un altro video.